Un defibrillatore per salvare vite umane e per intervenire tempestivamente in caso di arresto cardiaco. Ora anche la città di Termoli ne è dotata, grazie al Lions Club Termoli Host, che insieme al Leo Club e al gruppo Martino lo hanno donato al comune. È stato posizionato all'interno di un totem in piazza Monumento, uno dei luoghi più affollati della città, vicino alla statua di Gennaro Perrotta. Il dispositivo salvavita sarà a disposizione dei cittadini in caso di emergenza, ma potrà essere utilizzato solo ed esclusivamente da persone che hanno il brevetto di primo soccorso, ed è per questo che nelle prossime settimane i commercianti del centro, i dipendenti della vicina scuola Principe di Piemonte verranno invitati a frequentare il corso per essere pronti a qualsiasi evenienza. Abbiamo pensato di collocare questo totem e questo defibrillatore qui in piazza Monumento perché questo è uno dei posti di maggiore afflusso e quindi vogliamo predisporre una struttura sanitaria che possa essere utile in caso di malore. Fondamentale sarà quindi anche la preparazione con appositi corsi dei cittadini. Quindi pensiamo in collaborazione con la Misericordia di organizzare dei corsi rivolti ai negozianti, ai cittadini e anche magari al personale della scuola Principe di Piemonte. Alla cerimonia ha partecipato il sindaco Angelo Sbrocca, che ha ringraziato le associazioni e sottolineato l'importanza della collaborazione con le istituzioni. C'è stato spazio anche per una dimostrazione sull'uso del defibrillatore attraverso una volontaria della Misericordia che ha mostrato le manovre di rianimazione e le modalità di utilizzo del dispositivo. La Misericordia si occuperà della gestione e della manutenzione del defibrillatore collegato proprio alla centrale operativa dell'associazione. Consiste che se in caso dovesse essere adoperato, speriamo di no, quindi vengono cambiati degli elettrodi che possono essere usati una sola volta, quindi ci vuole la sostituzione di questi per poter essere poi operante per la prossima volta in caso dovesse succedere ancora. Poi farete un controllo, non so, periodico? Certo, ma adesso ci organizzeremo per questo, vedremo un po'. Il controllo lo possiamo fare anche tutti i giorni, tutte le sere, stabiliamo un po' le ore, abbiamo un sacco di volontari, quindi insomma non abbiamo difficoltà a fare questo.